Ciao Aldo, è un piacere poter fare due parole con te. La passione e l'impegno sociale che hai sempre profuso per la nostra città è unico. Ma dici un po', questo splendido attacco, trainato da questi splendidi cavalli, qua nella storica piazza del Duomo di Ivrea, è un pezzo unico, giusto? Sì, è un pezzo unico perché si tratta di un bellissimo landò condotto magistralmente da uno dei veterani della cultura delle redini lunghe, che è Giovanni Gianotti, che tutti gli anni, da diversi anni, viene ad accogliere il Monsignor Vescovo e il sindaco della nostra città, e li porta in quella che sarà la sfilata che vedremo questa sera, molto bella, di attacchi della nostra città, che è il fiore all'occhiello della manifestazione. Ma quindi questa carrozza non è solo un oggetto, ma è di più, sono aziende del territorio, sono eccellenze. È un'eccellenza locale del territorio, perché il Canavese annovera molti appassionati delle redini lunghe. Mi riferisco a gente che ha cavalli tutto l'anno. Hai visto questi due bellissimi gelder olandesi, sauri, balzanati, vuol dire le balzane hanno le calze bianche, diciamolo in termini facilmente comprensibili dalla gente. E in Ivrea in particolare, ma in tutto il Canavese, abbiamo questa cultura che viene da Eporegia, quindi viene addirittura dalla passione, dall'educazione che gli antichi romani esprimevano in qui vicino. C'è Stallabia, c'era Stallabia, non per niente Ivrea veniva chiamata Eporegia, Epos, cavallo, Regia, carro, carro trainato dai cavalli. Quindi Ivrea non solo salsa vino, ma passione, tradizione equestre. Assolutamente. Dall'antica Roma. Assolutamente. Aldo, molti però non sanno che la fiera equestre di San Savino oggi principalmente ha una vocazione morfologica, ma un tempo era una fiera commerciale, fiera che tu hai vissuto e ricordi grazie alla passione ereditata dalla tua famiglia. Ricordi che tra l'altro sono racchiusi nel libro nel quale hai partecipato, San Savino, Custodi del Tempo. E beh, io ho avuto la fortuna, non per niente ho comunque questa profonda passione per i cavalli, perché vengo da una delle più vecchie famiglie di Ivrea, i Garda, mio nonno Vigiu Garda, mio zio Dino Garda e tutta la discendenza, anche i precedenti bisnonni, erano appassionati di cavalli, facevano i servizi con i cavalli quando la macchina non esisteva ancora, e quindi collegavano Ivrea ad Aosta, portavano la regina Margherita a Gressonei, collegavano Ivrea a Biella. E quindi io non potevo non avere questo sangue cavallino, ci sono nato dentro, quindi questa profonda passione mi ha portato anche a studiare veterinaria e quindi tutti ti conoscono anche per la tua, diciamo, e poi, competenza nell'80 il mitico dottor Piero Blessent, che era il veterinario condotto di Ivrea, per la prima volta mi cedeva il microfono e diceva: leggi tu i premi di San Savino. Allora non ti sei più fermato. La fiera di San Savino si svolgeva al Foro Boario e io ho cominciato a leggere i premi, e di lì poi piano piano sono diventato presidente del comitato fiere. Quindi arrivavano commercianti da ogni dove. Ecco, allora c'era, giustamente come tu hai espresso nella tua domanda, è diventata una fiera più diciamo tecnica, con la valutazione morfologica. Noi abbiamo inserito negli anni 80 i ring proprio perché la gente potesse vedere meglio i cavalli, abbiamo elevato il livello dei giudici, molti miei colleghi arrivavano dalla Lombardia, dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte eccetera, e però questa impronta fino a qualche anno fa di fiera anche commerciale abbiamo cercato di mantenerla. Cosa voleva dire fiera commerciale? Anche perché il cavallo allora, negli anni 60-70, era ausilio, aiuto per il contadino, per arare i campi eccetera. C'erano ancora molti appassionati che volevano ancora utilizzare sì il trattore, ma per tradizione volevano usare anche il cavallo, e la contrattazione avveniva appunto in fiera, con il mediatore, con l'acquirente, con quello che vendeva.
c'era una frase che usavano i commercianti per far andare sì, gridavano, i commercianti correvano lungo la via e urlavano o la vita, voleva dire scansatevi perché rischiate di essere travolti dal cavallo che io commerciante voglio esibire perché l'acquirente così vede la bellezza del movimento, la potenza soprattutto di questi cavalli, erano cavalli soprattutto da tiro in agricoltura, per i commerci, per il trasporto, o la vita, ed era una frase tipica che veniva scandita a voce alta in mezzo a una fila di popolo che osservava incuriosito questo momento. Quindi Aldo, direi che ci salutiamo con una frase da te coniata, ovvero un santo, una città, una festa di popolo e di cavalli, che sintetizza appunto lo spirito col quale gli eporediesi, non solo gli eporediesi, vivono questo momento. È una festa per le famiglie della nostra città. Aldo, grazie mille, sei sempre grazie molto gentile. È stato una risorsa. Buonasera e buon San Savino a tutti. Grazie.